Marco Fusterra di essere nostro ospite a Guarito. Mi ha detto che è già stato qua qualche anno fa, quindi con piacere, tornato, con piacere l'avevo scoperto. È una cosa interessante quella che facciamo, ma più o meno in un binario che abbiamo inaugurato fin dall'inizio della nostra amministrazione, è quello di dare lustro e di dare più che altro di scoprire personaggi famosi di Guarito, perché poi attraverso la scoperta delle proprie radici, attraverso anche la scoperta di questi personaggi che si aiuta il paese a crescere. Lo abbiamo fatto con Crescenzo Buongiorno e lo facciamo adesso con questo personaggio che abbiamo, che Valerio ha scoperto. Ovviamente io non ne conoscevo neanche l'esistenza, credo molti concittadini di Guarito. Quindi adesso aiutiamo a comprendere chi era questa persona. Io l'ho capito dagli scritti di Valerio, da quello che mi ha raccontato e da quello che ha pubblicato su Facebook. E la difficoltà di queste iniziative, Valerio, è prima di arrivare alla giusta pubblicizzazione, perché abbiamo sperimentato anche con il concerto di Crescenzo Buongiorno, questo lo dico a Luigino, qualcuno ci ha rimproverato, ma come io non ne sapevo nulla. Allora, probabilmente i mezzi che abbiamo di comunicazione non sono così potenti, cercheremo di implementarli, perché è importante attirare l'attenzione anche su queste cose. Ovviamente di questo ringrazio soprattutto Antonio Pompeo che cura il sito internet del Comune di Guarito. Questo personaggio è già entrato nel sito internet dei personaggi illustri di Guarito. Questa sera scopriremo chi è, scopriremo quanto era importante, scopriremo quanto questo personaggio è stato importante nel mondo mentre Guarito migliorava. Continueremo a fare questo lavoro, Valerio, dico anche gli altri colleghi consiglieri, che anche questo è importante, noi dobbiamo amministrare, ma dobbiamo anche essere attenti a queste cose. Cultura a costo zero, qualcuno l'ha definita, io dico cultura e basta, perché la cultura non deve avere un costo, deve avere semplicemente un obiettivo, che è quello di far uscire il paese di Guarito al di là dei confini del paese stesso, e forse possiamo aiutare anche attraverso queste cose, non solo attraverso le opere che si fanno, perché fare una manifestazione, quella che abbiamo fatto sul concerto di Crescenzo Buongiorno, farla in questo modo, e poi credo che noi dovremmo studiare anche il sistema per fare delle pubblicazioni su queste manifestazioni che facciamo, per farle poi, per farne avere un risalto maggiore anche all'esterno. Fare una manifestazione come per la seconda volta il premio nazionale di poesia dialettale a Guarito, credo sia una cosa importante. Guarito comincia ad uscire dai confini stretti, comincia ad allargarsi, ad allontanarsi da via Montana ed arrivare a meriti più importanti. Questo è uno dei nostri obiettivi, perché l'amministrazione è fatta di tante cose, è fatta di programmazione, è fatta di opere pubbliche, è fatta di ordinaria amministrazione, ma è fatto anche di questo. Quindi mi dispiace che magari qualcuno ci possa criticare per questo, che facciamo troppe iniziative di questo genere, ma è la critica, io credo ben volentieri, e quindi continuerò a fare piacci. Sì, non dobbiamo piacere di coloro che ritengono che ci siamo chiusi nel convento. Io non penso di restarci chiusi in questo convento, almeno per i prossimi 4 anni, sempre più spesso. Quindi vi ringrazio per la presenza e vediamo cosa ci racconta Marco, del nostro concittadino. Grazie.